clip, non me ne faccio una ragione che già sia passato un anno, vi giuro, non so se sono rimbambita dai troppi gavettoni che mi hanno fatto queste strade, non l'ho ancora capito, però detto questo, quest'anno che posso dirvi, c'è sicuramente un pizzico di incoscienza in meno, un pochino di esperienza in più, ma non so quale sia la migliore tra le due, magari ve lo dirò la prossima volta. Il cast mi sembra molto interessante, ci sono diverse generazioni, quindi divertirò a scoprire quello che succederà. Io fondamentalmente anche quest'anno non conosco nessuno, nel senso non sono amica di nessuno, li conosco attraverso la televisione come voi, però personalmente nessuno, quindi mi incuriosirà molto vedere, soprattutto quando cadranno le maschere. Mentre chi conosce bene questi VIP è sicuramente Alfonso. Non so se sia un complimento o un demerito. Ah, non lo so, sì. Grazie, Ilari. Vabbè, per noi credo che sia una grande festa, è un programma che personalmente mi diverte molto e non ha smesso dopo tanti anni di affascinarmi ed è per questo che sono ancora qua. Ha ragione Paolo quando dice non prendiamoci sul serio, è la linea di questo programma, io ne ho fatto una linea di vita di non prendermi mai sul serio, quindi mi va benissimo così, è colpa mia, esatto. E, devo dire però che insieme a un aspetto ludico di questo programma che ha un'anima trash, ha un'anima e deve continuare ad avere una sua parte trash nel senso più nobile ed interiore del termine, più del termine, guai se non l'avesse, quindi deve continuare a divertire, deve continuare a intrattenere, però la cosa che a me diverte è che offre sempre degli spunti, delle svolte nei contenuti di grande umanità, lo svarione di Bettarini o di Clemente Russo ci consente di riflettere su una tematica importante, la Marini che crolla il trucco e si squaglia dopo averci fatto vedere il suo perizoma in tutte le salse e parla del padre nuda, ecco, quella è la cosa che ancora non smette di affascinarmi e quello che rende grande questo programma.